Siamo con Tommaso Tatti, mister della Nuorese, dopo l'1-1 a Elmas con l'Atletico. Mister, un buon punto in casa della vice capolista? Sì, un buon punto, peccato per come è andata la partita, perché fino a quando siamo rimasti 11 contro 11 l'abbiamo giocata abbastanza bene, potevamo secondo me giocarcela ancora di più nel secondo tempo, poi c'è stato questo episodio che purtroppo ci ha penalizzati. Però la squadra anche in 10 ha dimostrato di essere compatta, avere la voglia di portare via un risultato positivo, ce l'hanno fatta e sono contento per i ragazzi. Ecco, siete passati in vantaggio, avete dimostrato proprio di voler la vittoria per rilanciarvi, poi avete subito il gol e l'espulsione subito dopo, probabilmente lì si è compromessa la possibilità di vincere. Beh sì. Anche se abbiamo cercato di giocare lo stesso con i due attaccanti davanti per cercare di non abbassarci troppo, perché sapevamo di trovare una squadra buona, una bella squadra, quindi abbiamo cercato anche in 10 di non abbassarci tanto e di cercare anche di portare via qualcosina in più. Sono contento per i ragazzi, ripeto, perché hanno fatto un'ottima prestazione e anche in 10 hanno dimostrato di... Sì, infatti il secondo tempo avete rischiato pochissimo, avete tenuto benissimo il campo, quindi la squadra c'è, diciamo. La squadra c'è, proprio per questo sono contento, perché non si sono fatti distrarre soprattutto dal mercato, perché queste voci di mercato poi io pensavo che la prendesse, perché prendessero la partita sotto gamma, invece sono stati bravi professionisti, sono orgoglioso di loro. Infatti parliamo proprio di mercato, questa finestra di dicembre che si apre, si parla appunto di Garau, Olbia, Marras, cercato da tutte le squadre. Sì, ormai manca poco, manca su una settimana, quindi vedremo se queste voci sono veritiere oppure no. Noi continuiamo per la nostra strada, questo dipende tutto dalla società, non sicuramente da noi. Vediamo quello che succede e poi tireremo le somme. Nel frattempo la Nuorese ha perso Milì e Siazu, il mister ha chiesto alla società di rimpiazzare i giocatori andati via. Questo la società lo sa, ho già parlato con la società, sa benissimo che per poter puntare in alto bisogna sicuramente fare qualche acquisto, anche se la squadra così com'è è competitiva, però per vincere, per stare nelle prime posizioni secondo me ci vuole qualcos'altro, anche perché giocare solo con un attaccante d'esperienza in queste categorie sappiamo benissimo che non può reggere tutto l'attacco sulle spalle di Marras, anche se ti fa quasi sempre gol, però ci vuole anche qualcuno che l'aiuti. Certo, ma abbiamo parlato dell'espulsione di Masia, del capitano, e dobbiamo parlare anche dell'espulsione del mister della Nuorese. Cos'è successo? No, niente di particolare, perché ho sentito quello che ha urlato il mio giocatore alla guardialine. Gli ha solamente invitato di alzare la bandierina, perché secondo lui era fuori gioco, era il capitano. Non vedo il motivo per cui l'arbitro deve buttarlo fuori, neanche ammonito, per giunta posso capire un'ammonizione, invece è stato espulso in modo diretto. Secondo me c'è stato un pochettino, non so, non voglio dire malafede, però mi sono veramente incavolato e poi alla fine ha buttato fuori anche a me, dove Mario ha sbagliato, Mario a recriminare su quell'episodio, che ormai la cosa era già fatta. Ecco, domenica un'importante partita con la capolista Sant'Elia, da vivere probabilmente in tribuna, quindi. Sì, mi dispiace tanto lasciare i ragazzi da soli, però so che il campo di Sant'Elia è molto vicino alle panchine, quindi mi farò sentire Mario da fuori. Vediamo quello che succede. Quindi lì ovviamente come oggi si entra in campo per vincere, perché la Nuorese vuole rilanciarsi in campionato. Ma il pensiero nostro ogni volta che affrontiamo le squadre sia in casa che fuori è quello di giocarci la partita in modo tranquillo. Non siamo una squadra che può andare a giocarsi per lo 0-0, anche perché io non la penso in questa maniera. Mi piace che le squadre affrontino gli avversari in modo da poter portare via i tre punti, e lo faremo anche a Cagliari contro il Sant'Elia, che sicuramente non sarà facile, però ci proveremo. Chiudiamo con un riepilogo di questa fase, dove Tatti alla quinta partita alla Nuorese, come procede il lavoro? Ma sta procedendo abbastanza bene, ho trovato una situazione un po' particolare, perché come ho detto lì prima, due giocatori sono andati via importanti, è un po' una rosa un po' rimaneggiata, abbiamo dovuto un po' rimboccarci un attimino le mani, però io dico che fino a questo momento la squadra ha reagito bene, ha voglia di uscire magari da questa situazione un po' tra virgolette delicata, che a mio avviso è solo un fatto di risultati, visto che
anche oggi ha dimostrato di poter dire la sua in questo campionato. Va bene, ringraziamo mister Tatti, buon campionato.